L'importanza di un nuovo protocollo diagnostico-terapeutico, di un percorso, nasce dal fatto che bisogna riuscire ad attrezzarsi in maniera sempre più integrata tra specialità diverse. Noi siamo abituati a vedere l'organizzazione della sanità in maniera statica ed invece la Regione da molto tempo sta lavorando alla creazione di percorsi diagnostico-terapeutici che possano essere uguali su tutto il territorio. Quindi io voglio davvero essere grato a tutta la commissione che ha consentito di determinare la rete delle Breast Unit siciliane, ci fa essere un punto davanti a tante altre regioni italiane e questo avviene in una giornata di particolare felicità perché si è riusciti anche in questo caso a mantenere i tempi che ci eravamo dati. Sono numerosi gli interventi in natura oncologica che vengono fuori in regione, c'è un dato che si attesta attorno all'8-9% degli interventi, il che vuol dire anche che il 90% delle prestazioni vengono rese in Sicilia. Dobbiamo fare di più, però dobbiamo anche riconoscere che esistono professionalità importanti nel territorio della regione e queste professionalità meritano di essere ben organizzate e ben gestite.